Pollicioni verdi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video dedicato ancora al tema della concimazione del prato per l'estate. Cercherò di essere molto concreto e di darvi 3 più 3 consigli, 3 consigli base per eseguire una concimazione a regola d'arte e 3 consigli, diciamo, meno conosciuti e molto importanti. Partiamo subito con una piccola premessa. La concimazione del prato per l'estate è una concimazione fondamentale. È una concimazione che si basa essenzialmente su dare delle piccole quantità di azoto, perché il prato non crescerà moltissimo quando arriverà il caldo dell'estate, ma dall'altra parte invece è importante andargli a dare quell'elemento minerale che i tecnici chiamano antistress, ovvero il potassio. Quindi la scelta del concime corretto è il primo consiglio base che mi sento di darti, e quindi quello di concentrarti su un concime che ha un alto livello di potassio. Quanto deve essere alto questo livello e come si fa a riconoscere un concime che ha un alto livello di potassio? Beh, i concimi sono identificati da una sigla NPK, da 3 numerini che generalmente definiscono il primo numero la quantità di azoto, il secondo quella di fosforo e la terza quella di potassio. Per cui il mio consiglio è quello di scegliere un concime che abbia un tasso di potassio, una quantità di potassio superiore alle 20-25 unità, in alcuni casi anche 30 va benissimo, anzi i concimi più performanti hanno degli elevatissimi tassi di potassio. L'altro consiglio è quello, consiglio base, è quello che questo concime deve avere al proprio interno anche una quantità giusta di azoto. Né troppo né troppo poco, né troppo perché sarebbe un inutile spreco, né troppo poco perché, come abbiamo detto, anche durante la stagione estiva il prato consuma azoto, altrimenti diventerebbe tutto giallo, ok? Tra le altre cose, un motivo dell'ingiallimento del prato in estate non sono solo le malattie fungine, la mancanza d'acqua, ma anche la mancanza di nutrimento. Quindi deve avere un po' di azoto. Quanto azoto? 10 unità, 15 unità, può arrivare ad avere anche 20 unità, quindi quel numerino, no? Che abbiamo detto prima, NPK, può essere il primo numero che definisce l'azoto, anche 20. Ma la cosa veramente importante, e qui viene il consiglio base, è quello che l'azoto deve essere interamente a lento rilascio, una forma a lento rilascio performante, una forma a lento rilascio che non permetta all'azoto di disciogliersi troppo velocemente nel prato, non perché andrebbe sprecato, ma perché brucierebbe il prato. L'azoto, la forma di azoto presente all'interno dei concimi, hanno un'alta salinità, e quindi se utilizziamo durante la stagione estiva un concime anche che abbia la sua corretta quantità di azoto, abbiamo detto 10-15 unità, ok, ma sono tutte a pronto effetto, sappi che il rischio di bruciare il prato è molto elevato, e anche ovviamente il rischio di nutrirlo male. Terzo consiglio base: dopo qualsiasi tipo di concimazione del prato pre-estiva, bisogna fare una leggera irrigazione. Questo perché l'azoto a lento rilascio generalmente, poi dipende dal sistema di rilascio, non ha bisogno di un'irrigata particolare per attivarsi, mentre il potassio, che è un sale che deve essere disciolto affinché arrivi al terreno, questo sì ha bisogno dell'acqua. Quindi se noi diamo un concime potassico e ci dimentichiamo di fare una leggera irrigazione e durante tutta la settimana non viene mai un po' di pioggia, ecco che quel granulino di potassio rimane in superficie e non arriva al terreno e quindi alle radici. Questi erano i 3 consigli base, passiamo a 3 consigli meno conosciuti, 3 suggerimenti pratici. Devi sapere che fornire
i giusti elementi nutritivi al terreno potrebbe non essere sufficiente, o meglio, potrebbe quel terreno non essere in grado poi di cederli alle radici, perché questo processo di cessione è un processo in diretta relazione alle caratteristiche chimiche e fisiche di quel terreno. Volendo fare un discorso semplice, se quel terreno è privo di sostanza organica, è povero di fertilità, quegli elementi nutritivi e soprattutto il potassio non si legherà in maniera corretta al terreno e non verrà ceduto facilmente a quel terreno. Quindi qual è il consiglio e cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a introdurre sostanza organica. Che cosa significa introdurre sostanza organica prima dell'estate? Significa andare a utilizzare dei prodotti liquidi come questi che qui vedete a me, sono dei prodotti specifici per prato da dare al prato, da dare al suolo prima di una concimazione importante come quella dell'estate. Si tratta in un caso di alghe brune, si tratta nell'altro caso di acidi umici e acidi fulvici. Nella descrizione di questo video ci sono questi prodotti nel link relativo all'approfondimento della concimazione estiva. Quindi introdurre della sostanza organica di tipo liquido, non di tipo granulare, perché di nuovo se noi andiamo a dare un concime granulare di tipo organico per aumentare la sostanza organica, per aumentare la fertilità del terreno, hai voglia, finisce l'estate prima che questo concime aumenti questa capacità di scambio che si chiama tecnicamente CDC, capacità di scambio cationico, che è il sistema di trasferimento degli elementi minerali dal terreno alle strutture vegetali. Secondo consiglio poco conosciuto, più che consiglio è diciamo una buona regola pratica di eseguire la concimazione. Io consiglio sempre di utilizzare dei carrellini spandiconcime, okay? Di carrellini di tipo rotativo che hanno un piatto che viene messo in moto dalle ruote del carrellino attraverso un sistema cardanico. Questi sono i sistemi più utili per la distribuzione perché sono rapidi e quando vengono correttamente utilizzati anche precisi. E qui viene il secondo consiglio poco conosciuto, in realtà molti di voi, coloro i quali seguono il nostro canale, il nostro blog, le nostre newsletter, dovrebbero conoscerlo già: si tratta di fare delle distribuzioni incrociate, cioè noi andremo a tarare il nostro carrellino per dare la metà di concime, facciamo finta che dobbiamo distribuire 30 grammi per metro quadro, andiamo a tarare il carrellino per distribuirne solo 15, ma facciamo due passate, quindi facciamo una passata prima in un senso e poi a 90 gradi. In questa maniera gli errori di distribuzione vengono decisamente mitigati. Ultimo consiglio, ultimo piccolo trucco in questo caso è quello relativo a un problema che può capitare soprattutto a coloro i quali hanno dei bei giardini fitti, densi, compatti, come ad esempio quello che vedete alle mie spalle. Cosa può succedere dopo una distribuzione di un concime? Può succedere che il granellino rimanga un po' in superficie. Generalmente con l'irrigazione questo granellino cade nel terreno, ma non è detto, in alcuni casi può rimanere in superficie e se magari non avete fatto il taglio prima della concimazione, che è una buona regola, un paio di giorni prima di effettuare la concimazione, abbassare un po', cioè tagliare il prato, ma non abbassarlo, tagliarlo, diciamo, quindi portarlo a 6 cm, 5 cm massimo. Magari voi non l'avete fatto, distribuite il concime rimane un po' sopra le foglie, fate l'irrigata, non va giù, poi dovete tagliare il prato ed effettivamente si possono creare dei problemi. Si possono creare due problemi. Il primo problema, se avete un tagliaerba che fa la raccolta con un sistema di aspirazione molto potente, vi aspirate i granellini, capita molto spesso. L'altro problema invece, se avete magari un taglio mulching o un altro tipo di taglio, è che il pallino dell'azoto a lento rilascio viene spaccato dalla lama e quindi i benefici, o meglio il sistema tecnico di cessione controllata, va a farsi benedire. Quindi è importante far sì che il granellino cada a terra, arrivi
al suolo. E come possiamo fare per far questo? Adesso vi faccio vedere un po' di trucchi, partendo dal sistema più professionale fino al più diciamo pratico. Il sistema più professionale è quello di utilizzare un specifico rastrello, si chiama Level Lawn. Non è un rastrello, è una ve lo faccio vedere, si tratta di questo articolo qua, vediamo di inquadrarlo bene. È una sorta di livellatore, è una sorta di livellatore che generalmente viene utilizzato dopo aver, prima di una risemina, per spargere la sabbia, ok? Quindi questo qua è un attrezzo che ci può, che se ce l'avete può essere utilizzato per questo scopo. Un'alternativa molto più semplice è quello di avere una tavola tipo questa qua, ok? Questa è una tavola di un pavimento che da una parte ha legno e dall'altra parte ha questa grata. Attaccandoci un cavo è possibile trascinarlo, no? Sopra il prato, e quindi favorire la discesa al suolo del granulo. L'ultimo sistema, che viene molto bene in realtà quando viene fatto in due, è quello di utilizzare la gomma dell'acqua, cioè la gomma di irrigazione, che possiamo andare a trascinare, meglio se fatto in due, lungo la superficie del prato. Ve lo faccio vedere, ma penso che si sia capito, con una gomma di questo tipo trascinata, ad esempio così, se siamo in due viene bene, è possibile, no, aiutare, fare in modo che il granellino, ecco, cada a terra. Questa era sicuramente, sono dei piccoli trucchi che possono essere utilizzati, che ti permettono appunto di evitare che il tagliaerba poi vada a raccogliere o vada a rovinare i granuli. Nella descrizione di questo video troverai due approfondimenti. Il primo approfondimento è relativo alla concimazione del prato in estate, quindi la scelta del concime, i dosaggi, i prodotti da utilizzare per ammendare il terreno, i dosaggi anche di questi prodotti. E il secondo link invece riguarda questi consigli un po' più, diciamo, evoluti, quindi che cosa fare, come tarare il carrellino, come si utilizzano queste particolari tecniche per far sì che questa concimazione, che se ci pensate un po' è una concimazione importantissima, perché deve nutrire, rafforzare e proteggere, anche perché il prato protegge dalle malattie, e il potassio protegge anche dalle malattie, portare il prato a superare giugno, luglio e agosto. Non è facile che una concimazione adesso ci porti il prato fino a settembre, ne parleremo nei prossimi video, ma insomma questo è il nostro obiettivo. Bene, come sempre, pollicioni verdi, vi invito, se non l'avete ancora fatto, a mettere un mi piace a questi video, un piccolo gesto per noi molto importante, per te un semplice click del mouse. Prendi anche in considerazione di iscriverti al nostro canale YouTube attivando la campanella per venire avvisato di quando escono nuovi video. Con questo è veramente tutto, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, pollicioni!